Poracci, nuovo TG Poro e nuovo appuntamento con solo risposte sbagliate. Ci eravamo lasciati con un colossale bug di Assassin's Creed Black Flag. Raffaele è stato rapidissimo nel riconoscerlo e con le risposte sbagliate mi avete fatto morire. Ma credo che accidenti sia la cosa più sbagliata che mai leggerò in tutta la mia vita. Beh, complimenti, credo. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi e poi ascoltate un attimo perché vi devo parlare dello sponsor del video di oggi. Hey, where's the young dude, huh? Well, I guess he isn't here, is he? Damn! Sono molto felice di parlarvi di nuovo di Opera GX, il browser web gratuito pensato per gamer che ancora una volta è sponsor di questo canale. Oggi voglio mostrarvi delle funzionalità che trovo utilissime. Per me una delle feature migliori è quella di poter creare dei profili personalizzati adatti a ogni situazione. Ad esempio con il profilo streamer posso navigare in live in tranquillità senza rischiare di essere disturbato dalle notifiche e senza preoccuparmi di condividere informazioni riservate, mentre con la modalità potato, nome geniale, sono sicuro di non appesantire la navigazione, soprattutto quando apro troppe schede. Creare un profilo è semplicissimo, basta cliccare sull'icona delle impostazioni, andare poi su gestisci profili GX e infine creare un nuovo profilo che sarà pronto all'uso nella barra delle applicazioni. Comodissimo. Poi, se come me siete molto disordinati nella navigazione, grazie a Hot Tab Killer potete individuare quali siti stanno appesantendo eccessivamente sia la CPU che la RAM e la possibilità di forzare il tema scuro su qualsiasi sito è la feature definitiva per risparmiarvi tanti mal di testa, i vostri occhi vi ringrazieranno. Comunque, utilizzando Opera GX non rinunciate a nulla, visto che il browser è compatibile anche con le estensioni presenti sul Chrome Web Store che si installano senza alcun problema. Quindi Opera GX è comodo, personalizzabile e soprattutto gratuito. Se volete lo potete scaricare gratis anche su smartphone e collegare il vostro profilo Opera GX sui vari device. In descrizione trovate il link per il download gratuito, dategli un'occhiata dai, per supportare il canale ma anche per scoprire un nuovo modo di navigare sul web. Ancora grazie a Opera GX per aver sponsorizzato il video e andiamo avanti. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in modo sempre uguale. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, piena di colpi di scena e di news provenienti da tutto il mondo dei videogiochi. Dunque non c'è tempo da perdere, iscrivetevi subito al canale per entrare a far parte dell'armata Poraccia e partecipare in modo attivo ma non violento alla conquista di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Il piano d'azione lo trovate in descrizione, ci sono tantissimi links tutti da cliccare. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo come da tradizione dall'angolo della poracciata. Sull'Epic Game Store questa settimana abbiamo Call of the Sea, titolo di cui nei commenti mi avete parlato molto bene e che non mancherò di provare. Dal 16 marzo sarà poi sostituito da Warhammer Gladius, Relics of War, altro gioco che, ammetto la mia ignoranza, non ho mai sentito nominare. E aspetto di leggere nei commenti se magari c'è qualcuno di voi che lo conosce e in caso se lo consiglia. Si tratta comunque di uno strategico 4X, non proprio il mio genere preferito. Ma in ogni caso, lo sapevate che The Sims 4 è diventato free to play da ottobre dello scorso anno? Io questa cosa me la ero completamente persa. Ne abbiamo parlato in uno shorts di qualche ora fa. Il prossimo gioco in prova gratuita per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online è FIFA 23. O meglio, FIFA 23 per Switch. Perché ricordiamoci che si tratta di un gioco completamente diverso rispetto alla controparte sulle altre piattaforme. È infatti una Legacy Edition della Legacy Edition della Legacy Edition della Legacy Edition. Sostanzialmente EA rivende lo stesso gioco, nato vecchio già nel lontano 2018, da 5 anni di fila. Se non altro, dal 20 al 26 potrete provarlo gratuitamente per farvi un'idea se si tratta effettivamente di un titolo scandaloso oppure di un fratellino minore che tutto sommato si lascia giocare. Mi raccomando, andatevi subito a recuperare il video sui giochi 3DS da acquistare prima della chiusura definitiva dell'eShop e poi fiondatevi su questi due titoli indie appena resi gratuiti dal publisher 4Horses. Si tratta di Kid Trip e Digger Dan X. E sia nello shop americano che europeo del 3DS potete riscattare gratuitamente questi due giochi indie che rimarranno gratis fino alla chiusura dello shop. La settimana scorsa ci sono stati festeggiamenti per il Mario Day e anche Lego si è gettata nella mischia, presentando delle belle novità incentrate sull'universo narrativo dell'idraulico italiano. Il grande reveal ha riguardato un set dedicato a Scallop Bowser, ma il 2023 si conferma essere l'anno di Donkey Kong. Lo scimmione arriverà anche sotto forma di Lego, ma non è chiaro se sarà accompagnato da
un set dedicato. Lo abbiamo seguito in live, ma ancora non vi ho chiesto cosa ne pensate del trailer finale del film di Super Mario. Niente male, vero? Ma al di là della pellicola, la vera genialata è un'altra. Per celebrare l'uscita del film, Nintendo ha commissionato una replica degli stivali di Mario, e non si tratta di un concept, ma di un modello vero e proprio che già si può trovare in esposizione al Nintendo Store di New York, dove rimarrà in vetrina fino alla fine di aprile. Bellissimo! E a proposito di trailer, è successo un casino con Suicide Squad Kill the Justice League. Il reveal dell'attesissimo titolo Rocksteady purtroppo ha confermato le paure di molti. Suicide Squad sarà un live service che cade in tutte le trappole tipiche di queste produzioni. Dalla necessità di essere online anche giocando in single player, fino alla presenza di un battle pass che ancora non è chiaro quanto sarà invadente. Ma quello che più ha fatto storcere il naso al pubblico è il ritrovarsi di fronte a un gameplay generico e poco ispirato, dove il gameplay di ogni singolo personaggio non rende giustizia agli iconici villain della DC e soprattutto non è in linea con le aspettative riposte in Rocksteady. La ricezione è stata così negativa che, a quanto pare, secondo Jason Schreier di Bloomberg, Warner Bros. Avrebbe intenzione di rimandare ulteriormente l'uscita del titolo, prevista per il prossimo maggio, addirittura verso la fine del 2023, ma secondo Jeff Grubb si tratterebbe di un intervento ancora più drastico, tanto da rinviare Kill the Justice League al 2024. Si mette malissimo per questa produzione, anche perché per quanto Rocksteady possa correggere il tiro eliminando Battle Pass e cose del genere, il gioco rimarrà pur sempre un qualcosa che a quanto pare in pochi sono interessati a provare. Un vero peccato. Ma bene, passiamo alle notizie del giorno e partiamo dall'ultimo aggiornamento di Mario Kart, che ha accolto la quarta ondata del pacchetto percorsi aggiuntivi. E questo update non solo è il più corposo in assoluto del DLC fino ad ora, ma inoltre apporta dei cambiamenti che stravolgeranno per sempre Mario Kart 8 Deluxe. Quando il pacchetto percorsi aggiuntivi fu svelato, non mi sarei mai aspettato una tale mole di contenuti offerti in questo DLC. È vero, le tracce aggiuntive sono sostanzialmente importate da Mario Kart Tour, e quindi nonostante si tratti di raddoppiare il numero di piste rispetto al gioco base, il prezzo basso è giustificato da uno sviluppo condiviso con il popolare titolo mobile. Eppure, questi percorsi aggiuntivi si sono rivelati ben più di una semplice operazione nostalgia. Se in passato abbiamo già visto modifiche sostanziali al gioco, come la possibilità di modificare nel dettaglio il selettore di oggetti, con questa quarta ondata ne abbiamo veramente di tutti i colori. E non mi riferisco alla palette di Birdo. Non solo finalmente abbiamo reso giustizia al GameCube e Double Dash, ma inoltre l'arrivo di Birdo, anzi Struzzi, conferma indirettamente che vedremo altri personaggi aggiungersi al roster di Mario Kart, e quei punti interrogativi, per quanto uno possa rimanere adibito alla selezione random, sembrano parlare chiaro. Avremo almeno altri due personaggi per ognuna delle restanti wave. Vogliamo poi parlare di quanto sia bella la pista dedicata a Yoshi's Island? È un vero e proprio coloratissimo omaggio a una delle serie più belle mai partorite da Nintendo, ma la vera rivoluzione arriva in realtà in modo molto meno evidente. Nintendo, con quest'ultima patch, ha infatti ribilanciato tutto il gameplay di Mario Kart 8 Deluxe, stravolgendo gli equilibri interni tra kart e piloti e ribaltando così quello che oggi è stato il meta degli ultimi anni. Lo sapete benissimo che non sono in nessun modo un pro di Mario Kart, ma la scena competitiva mi affascina sempre. Ora che si è riuscita a fare chiarezza su quali siano stati effettivamente i cambiamenti apportati da Nintendo, i pro player hanno già iniziato a discutere su come queste novità ribaltino completamente le carte in tavola. Vi lascio in descrizione sia qualche video che scende nel dettaglio, sia tutte le schede con i parametri alterati per farvi un'idea precisa di come la scena competitiva cambierà da questo momento in poi. Però insomma, non abbiamo ancora un Mario Kart 9, ma direi che alla fine questo pacchetto percorsi aggiuntivi si è rivelato essere una sorpresa a tutti gli effetti e forse il modo migliore per rivitalizzare l'interesse intorno a un titolo ormai sul mercato da quasi 10 anni. Incredibile. Voi poracci, cosa ne pensate dei cambiamenti apportati a Mario Kart? Ma per ogni aggiornamento virtuoso c'è una controparte fatta di bug e passi indietro. Sì, insomma, per ogni Mario Kart 8 Deluxe c'è un Pokémon scarlatto o violetto, pronto a farvi perdere tutta la fiducia nei confronti di Nintendo, The Pokémon Company e Game Freak. La settimana scorsa ci eravamo lasciati con un dubbio atroce. Abbiamo infatti parlato di un bug che a quanto pare corrompe i salvataggi dell'ultima avventura Pokémon, e non è ancora chiaro quanto sia diffuso questo problema e quali siano le condizioni necessarie per incapparci. E mentre parlavamo di questo problema, nei commenti mi avete fatto notare che c'è anche un altro bug, ben più diffuso,
riguardante il Terraride annunciato durante il Pokémon Presents. Sostanzialmente si poteva prendere parte alla battaglia ancor prima di scaricare la patch 1.2.0, incappando così in dei glitch che rendono impossibile catturare i nuovi Pokémon. E non si tratta di un problema riscontrato solo dagli smanettoni, ma evidentemente un glitch che ha colpito molti giocatori, tanto che Nintendo è stata costretta a rilasciare un comunicato ufficiale dove viene promessa per aprile una patch che sistemerà il bug e anche un secondo round di questo evento speciale per non tagliare fuori chi si è ritrovato tra le mani una bad egg. Insomma, uno scivolone appresso all'altro, ma non finisce qui perché Joe Merrick, il webmaster di Serebi.net, ha fatto sapere che è entrato in contatto con The Pokémon Company e ha potuto confermare che l'azienda è consapevole dell'esistenza del bug dei salvataggi. Si tratta quindi di un problema concreto, che verrà risolto al più presto, ma che esiste. Il problema è che neanche i programmatori per ora sono riusciti a replicarlo intenzionalmente e quindi a nessuno è chiaro quale sia il motivo scatenante che porta alla corruzione dei salvataggi. Insomma, un bel casino, ma se non altro tutti sono al lavoro per metterci una pezza. Il problema vero è che ogni volta che viene tappato un buco si apre una voragine da un'altra parte. Voi cosa ne pensate della situazione scarlatto e violetto? E chiudiamo poracci parlando di Resident Evil 4 Remake. Ma voi la Chainsaw Demo l'avete provata? È qualcosa di incredibilmente bello. Purtroppo però per questo attesissimo remake non ci sono solo notizie positive. Se infatti la natura della demo è molto aperta e invoglia a rigiocare più e più volte per scoprire tutti i segreti che gli sviluppatori hanno nascosto al suo interno, il gioco purtroppo è stato leakato ed è possibile trovare già i gameplay interi di tutta quanta l'avventura di Leon. Sì, ok, si tratta di un remake, ma proprio come è accaduto col secondo capitolo, sembra che Capcom si sia data da fare per inserire tante novità all'interno di Resident Evil 4. Si tratti di segmenti inediti o sezioni completamente riscritte, tanto nella regia quanto nel gameplay. Il remake di Resident Evil 4 può riservare tante sorprese anche a chi conosce a menadito l'originale o uno dei suoi numerosi porting. Quindi mancano solo 11 giorni all'uscita del titolo e se non volete rovinarvi la sorpresa, mi raccomando attenzione agli spoiler, internet ne è già pieno. Ne approfitto comunque per segnalarvi che ho ripreso le live gameplay su Twitch, dove proverò un po' di tutto, soprattutto retro gaming, per portarmi avanti con il lavoro quando si tratta di tirare fuori delle retrospettive. Le live importanti rimangono tutte qui su YouTube, ma se siete curiosi di vedere dei gameplay meno istituzionali, ci vediamo sul sito Viola. Come da tradizione, gli orari sono a caso e poi le live vengono ricaricate per intero qui sul secondo canale. In caso ci vediamo in live. E questo però è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo soni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Struzzi, Michele Birdo, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Soni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro.